Questa è Cittadella, ci troviamo in provincia di Padova. Tra il XII e il XIII secolo, Padova, uno dei più importanti comuni del Veneto, si espande molto, entrando presto in conflitto con le confinanti Vicenza e Treviso. Treviso, attorno al 1195, inizia la costruzione di Castelfranco, un piccolo avamposto militare vicino al confine con Padova, stabilito sul fiume Muson. La risposta di Padova non si fa attendere e nel 1220, sulla riva opposta del fiume, inizia la costruzione di Cittadella, progettata da Benevento da Carturo con caratteristiche originali che la differenziano molto da Castelfranco. Non un piccolo e compatto borgo protetto da un perimetro di mura quadrato, ma una vera e propria città fortificata, con i suoi statuti e autonomia di governo. In questo modo Padova non intende solo creare un presidio militare, ma anche un centro amministrativo ed economico per favorire la colonizzazione del territorio compreso tra il Brenta e il Muson. La costruzione delle mura procede per fasi. Prima in terra e in legno, poi si costruiscono in muratura le quattro porte, le torri e la base del perimetro, infine vengono costruite le muraglie completate coi merli. Col passare dei secoli vengono periodicamente fortificate. Cittadella segue le sorti della sua città madre Padova, passando dalla signoria di Ezzelino III Romano a quella dei Cararesi, conquistata dagli Scaligeri e poi ripresa dai Cararesi. Sotto i veneziani, Cittadella perde progressivamente la funzione di avamposto militare e inizia ad allargarsi fuori dalle mura coi borghi Padova, Vicenza, Bassano e Treviso. Le mura però vengono nel tempo danneggiate, finché nel 1774 non crolla addirittura un lungo tratto creando una breccia. Ad inizio 800 si pensa di demolire le mura, come fatto in molte altre città, per migliorare l'urbanistica. Ma dalla seconda metà del secolo torna l'interesse e a partire dal 900 iniziano ad essere restaurate e ad attrarre turisti. Il più importante intervento, seguito dall'architetto Patrizia Valle, dura dal 1994 al 2013 e permette oggi di percorrere l'intero cammino di ronda.